Il principe Pipino, uomo ambizioso, sapeva che da solo non avrebbe fatto molta strada nel duro regno di Francia. Strinse così importanti alleanze e rafforzò il nodo di spie nel regno per scoprire ogni singolo segreto che avrebbe utilizzato per ricattare i nobili lord e riempire le sue casse del tesoro. Nel frattempo si preparava per la marcia verso Clermont, che avrebbe voluto reclamare come sua. Sono ormai mesi che cerchiamo di migliorare i rapporti con Re Charles il Calvo, nostro signore, ricordiamo. Con un discreto successo, al momento abbiamo un bel più 43 di opinione verso i nostri confronti, ovvero siamo riusciti a migliorare di un 48 totale con lui, cosa che è molto importante. Non abbiamo ancora però reso omaggio al nostro re. E io direi che quest'oggi sarebbe il caso di formalmente e pubblicamente giurare fedeltà al nostro signore. Quindi, se scegliamo il dono dell'omaggio, e dato che i soldi al momento non sono un problema, offrirei un dono. I servitori mi accompagnano nella grande sala di Re Charles a Parigi, dove egli siede sul trono in attesa di udire il mio giuramento. Mi inginocchio ai piedi del mio signore e pronuncio i numerosi giuramenti di omaggio, mentre i suoi scribi registrano l'evento. I miei assistenti mi seguono, offrendo i miei ricchi doni al re davanti alla corte riunita. Charles mi invita ad alzarmi e conferma la sua soddisfazione insieme ai miei diritti sulle terre che governo in sua vece, il prezzo della fedeltà. Questo è stato un ottimo viaggio. Tra l'altro non è stato neanche un viaggio così lungo, ecco, quindi insomma il nostro viaggio è stato sicuramente molto proficuo. La nostra dinastia, ovvero la dinastia Carolingia, guadagna 50 punti di notorietà, miglioriamo l'opinione con il re, appunto, e noi guadagniamo 150 punti di prestigio. Ma cosa ancora più importante, il re ci apprezza ancora di più adesso e comunque ha dichiarato e scritto dagli scribi reali che abbiamo tutti i diritti per governare le terre di Vermandois. Adesso stavo notando, i nostri cavalieri al momento sono un po' pochini e tra l'altro sono anche debolucci. Io, se permettete, eviterei di utilizzare Geoffrey, il nostro capo delle spie, dato che è un ottimo capo delle spie, e stesso discorso varrebbe per il nostro amministratore e nostro figlio Pipino, l'erede ovviamente. Quindi io toglierei l'erede dai cavalieri e toglierei anche però Geoffrey. E stesso discorso vale per Yves. Una cosa che però vorrei fare è invitare dei cavalieri. In quanto conte di Vermandois, ho bisogno di coraggiosi cavalieri per difendere il regno e conquistare nuove terre. Manderò un araldo per far sapere ai miei sudditi che sono alla ricerca di abili guerrieri. Nel frattempo che siamo alla ricerca dei nostri cavalieri, il sultano Muhammad di Al-Andalus ci lascia, o meglio ci manda una missiva che dice: tra qualche giorno il mio crudele vassallo, l'emiro Muhammad, viaggerà verso la contea di Vermandois. Se preparerete un'imboscata e lo catturerete, vi ricompenserò generosamente. Se accettate la mia offerta, riceverete subito la metà dei soldi e l'altra metà quando consegnerete l'emiro Muhammad. Se lui dovesse morire nella mischia, non verserò lacrime, ma non pagherò per il suo cadavere. Confido che le parole scritte su questa pergamena resteranno tra noi. Attendo con ansia la vostra risposta. Pipino, oltre a essere un uomo ambizioso, è anche un uomo sadico. E di certo non disprezza il denaro, quindi risponderemo con: conosco il posto perfetto per un'imboscata. Il sultano Muhammad ci pagherà 170 ducati. Speriamo ovviamente che riusciremo ad imprigionare l'emiro Muhammad. E ci siamo riusciti. Catturato. Perfetto. Molto bene. Al presuntuoso Pepin. La spia che avevo piazzato alla festa di emiro Muhammad mi ha inviato... Oh madonna, oggi non riesco a leggere, scusatemi ragazzi. Mi ha inviato il suo rapporto. Oddio, è stata una lettura emozionante. Sicuramente ora quell'espressione compiaciuta è sparita dalla faccia di Muhammad. I soldati che prenderanno quel blaterante cinghiale sono già in viaggio e si hanno portato loro. Essi hanno portato loro. È stato un piacere fare affari con voi,
signor Pipin. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo. E ovviamente, il piacere è tutto mio. Siamo ancora alla ricerca dei nostri cavalieri. Stanno arrivando alcuni. Alcuni sono già arrivati, li possiamo vedere qui. Poi, ovviamente, li vedremo dopo. Però adesso c'è una notizia ancora più importante. Joffre ci fa sapere che, mentre svolgeva le sue funzioni come, appunto, capo delle spie, ha scoperto un segreto mantenuto dal duca Bernard di Gothia. Egli ha segretamente preso Robin, cavaliere di Conte Rudolf di Guise, come amante. Questa cosa mi tornerà molto, molto utile. E andrei immediatamente ad utilizzarla con un bel ricatto. 77% non è molto alto, però riusciamo comunque a prenderci questo gancio e utilizzeremo ovviamente immediatamente il ricatto e verremo pagati. Con 48 ducati, 48 fiorini che assolutamente non fanno mai male, e intanto figlio della mia dinastia, Berta, ha dato alla luce un figlio. Dal momento che il piccolo fa parte della dinastia carolingia, dovrebbe essere benedetto con un bel nome, assolutamente condivido, e Pipino, secondo me, va più che bene, una splendida notizia. Un segreto rivelato. Sebbene non sia possibile provarlo con certezza, il conte Bernard di Auvergne ha presentato prove inconfutabili che Pipino non è il figlio di Pipino, appunto, ma che il padre è niente meno che il conte Bernard. Pipino è senza colpa, ma le conseguenze di questa cosa potrebbero essere disastrose. Conte Bernard e Berta, d'altro canto. E assolutamente, sono senza parole. Dovrei occuparmi del conte. Dovrei provare ad occuparmi del conte perché vorrei evitare problemi, ecco. Inizieremo un complotto, questo è poco ma sicuro. E con il re, dato che continuiamo a viaggiare verso la sua corte, io cercherei di migliorare i rapporti con lui. Abbiamo un 92% di chance di migliorare del 20 le nostre relazioni e ci siamo riusciti molto bene. Adesso io vorrei togliere, più che altro vedere quali agenti potrebbero venire. Lui ha il maresciallo del conte Bernard. Lui sarebbe l'unico che forse potremmo riuscire anche a convincere, con una probabilità di successo del 31, verrebbe aggiunta qui ovviamente, e un 12 potere del complotto. Lua. Corrompi quanto vorrebbe, 50 danari. Lua però è un uomo diligente, cinico, spietato, ok. Tutti i tratti che mi portano a pensare che non dovrebbe essere con uno a cui piace parlare troppo, e quindi dovrebbe riuscire a tenere il segreto. Ottimo intanto che il coniuge è il benefattore dei teologi e ci fa guadagnare 100 punti di prestigio. Abbiamo appena scoperto che il conte Milon di Langré ha un segreto alquanto importante, ovvero l'omicidio di Milon Milonid, che penso probabilmente fosse un suo possibile erede, e per evitare, insomma, problemi con il figlio, Sigismund, si è macchiato le mani del suo sangue. Io adesso andrei immediatamente a richiedere un pagamento di 50 danari, anche perché i cavalieri che stanno arrivando alla corte si sono rivelati molto costosi. Poi non appena saranno arrivati tutti, ovviamente ve li mostrerò. Al momento abbiamo 6 su 8 e preferirei ancora aspettare, vedere un attimino se fra qualche mese qualche nuovo cavaliere si aggiungerà alla nostra corte, cosa che cavalieri, ricordiamoci, sono importantissimi perché sono molto 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 forti in battaglia. Tra l'altro adesso che diciamo che i soldi ci sono, è vero, non guadagniamo tantissimo, ma proprio per questo stavo pensando di costruire una silvicoltura, dato che abbiamo grandi quantità di legname
nella provincia di Vermandois, con 100 ducati potremmo andare a ricevere uno 0,3 mensile e un tempo di costruzione dell'edificio meno 2%, quindi ogni edificio che andremo a costruire a Vermandois ovviamente ci metterà un pochino meno tempo. Secondo me sono 100 ducati che assolutamente sono un buon investimento. Questa silvicoltura verrà costruita in 3 anni, quindi diamo del tempo e cerchiamo, insomma, iniziamo la costruzione della silvicoltura. Intanto, ragazzi, un attimino, un goccio d'acqua. E troviamo un altro segreto che riguarda il conte Milon. Milon, che sicuramente non è un uomo, diciamo che non è un uomo da una vita tranquilla, ecco. È a quanto pare un seduttore, un omicida. Insomma, non un uomo di chiesa. Leggo però una notizia triste. Il conte Renaud di Rouen purtroppo muore e lascia nostra figlia, quindi Adelaide, vedova, a 17 anni, senza figli però. Troviamole immediatamente un buon candidato. Ci sarebbe qui il principe Louis II, il balbuziente di Francia occidentale, uomo francese, signore di Bellac e La Marche, 663 i suoi soldati, che non sono malaccio affatto. C'è da dire però che il principe Louis è al momento ferito, ha una salute buona però, dato che ha un focus sulla medicina. Spero più che altro che riesca a riprendersi. Più che altro, fatemi guardare magari se troviamo qualcun altro. Adelard, 719, fratello del conte Wulgrin III di Angoulême. Questa non sarebbe male. Ancor meglio, il principe Carlomanno. Il principe Carloman di Francia occidentale, 23 anni, giovane però sfigurato, nonché figlio del re Charles II il Calvo. Questa sarebbe un'alleanza assolutamente grandiosa, però allo stesso tempo sarebbe anche un'alleanza, diciamo, ecco, poco credibile, se devo essere sincero. Il conte Raoul, invece, di Digione, 381 soldati, è un ragazzo di chiesa, assolutamente casto, un ragazzo coraggioso, avido però, allo stesso tempo, un impiegato parsimonioso. Io direi, opterei per il principe Louis, secondo me è il miglior candidato, 663 i suoi soldati. È un uomo che ha sicuramente bisogno di aiuto e come lui ne abbiamo bisogno anche noi. Quindi secondo me potrebbe essere una buona alleanza. Il discorso che sono imparentati sinceramente non ci interesserà in questa serie, perché il sangue nobile deve rimanere col sangue nobile. Andiamo finalmente a conoscere i nostri nuovi cavalieri, ovvero quei pochi che sono arrivati alla nostra chiamata. Arnaud di Sablé. È un discreto 13, niente di incredibile, non fa gridare al miracolo, e comunque sia un buon cavaliere che sicuramente ci potrà aiutare in battaglia. Io vorrei immediatamente trovare una moglie. Hildeburg, secondo me, è perfetta, con un bel tratto sano. Questo sicuramente ci darà la possibilità di avere magari dei futuri cavalieri, perché no, da questa unione tra Arnaud e Hildeburg. Poi abbiamo Payen Dussy, che è assolutamente il nostro miglior cavaliere al momento, 29 maestria, eccellente, di base 13, sadico più 4, maestro di lame leggendario più 12. E ricordiamoci, Chanson de Geste più 5, questo è un tratto della nostra cultura. Payen sicuramente deve assolutamente darci degli eredi, tra virgolette, e Bon, secondo me, è la candidata migliore, con il suo tratto robusta, maestria più 4, salute incremento medio, ottimo. Lei è ottima, assolutamente, inviamo la proposta. E poi
Aymar Devray, 39 anni, anche lui un 13, niente di che, discreto e buono, semplicemente. Troviamo una moglie anche a lui. Ludent, sana, Utaika, anche lei sana, però è già avanti con gli anni. Io andrei di Ludent, 21enne, cornica, quindi dalla Cornovaglia. È una donna soddisfatta, calma e giusta, insomma una tipica donna del Medioevo. Inviamo la proposta. Una botte di vino. Bernard parteciperà a una celebrazione locale in Vermandois e mi capita di venire a conoscenza del fatto che lui sia un appassionato di vino. Potrei attirarlo nella cantina del mio castello per una degustazione esclusiva e a quel punto far sì che non ne esca mai più. Sarà facile. Il conte Bernard è morto, murato vivo e presto sarà dimenticato. Lui mi ha seguito volentieri, ubriaco di allegria e di vino, in cantina. Dopo molti di bicchieri di vino buono, lui si è addormentato subito senza muoversi neanche mentre tiravo fuori una cazzuola e muravo metodicamente l'uscita. Fortunatamente, nessuno sembra aver notato il nuovo strano muro nel mio seminterrato. Che riposi in pace con lui e il segreto di Pipino, il piccolo Pipino. Ricevo intanto notizia dalla vicina Lotaringia che re Ludvigo II il Germanico di Franconia orientale, non Lotaringia, perdonatemi, è morto all'età di 67 anni, è morto per l'età avanzata. Sale dunque al trono re Carman. Uomo assolutamente eccellente per quanto riguarda la via marziale, brillante stratega, 25 competenza militare, un combattente delle foreste, uno stratega, senza una gamba però. Re Ludvigo III, il minore di Bavaria, invece, wow, con un matrimonio alquanto pittoresco, se mi concedete il termine. E poi il principe Carlo di Franconia orientale, 34 anni, uomo posseduto a quanto pare, sposato con la bella duchessa Ricardis di Svabia, 36 anni. Interessante, interessante. Possiamo dunque togliere Ludvigo da qui e aggiungere adesso Carman. Li aggiungo perché voglio sapere tutto su di loro, tutto quello che succede, tutto quello che cambia nei loro regni. E adesso, secondo me, dopo mesi e mesi di preparazione, siamo forse pronti per attaccare il conte Berenghero II di Amiens. Contro i suoi 854 soldati, noi avremo però dalla nostra l'aiuto dei nostri alleati. 3.856 il totale dei nostri soldati. Tutto ciò per la contea di Clermont. Dichiariamo guerra per la primissima volta il 24 di gennaio dell'873. Il conte Pipino di Vermandois avanza nel mondo politico medievale della Francia. Dichiara guerra. Radunerei i soldati, ma eviterei come la peste i soldati del conte Berengario al momento, perché sono troppo forti per noi. E, oh, attenzione! Berengario ha un amante. Ok, vediamo un attimino se possiamo riuscire ad ricattarlo. Accetterà. Molto bene. Intanto, prima di dimenticarmi, vorrei chiamare tutti i miei alleati, quindi il piccolo conte Edeux, Thilbaud. Sì, a sto punto la verità li chiamerei tutti per evitare qualsiasi problema. Intanto gancio ottenuto eccellente. Vediamo un attimino se è così stolto da... No, non posso, ok, perché siamo in guerra non possiamo. Va bene. Molto bene. Gli alleati rispondono presente alla chiamata. Questo è sicuramente un'ottima notizia per noi. Come ottima la notizia è il fatto che il conte Berengario, anziché attaccare noi direttamente, decide di attaccare il nemico. E io direi di coinvolgere tutti i nostri eserciti e attaccarlo.
Intanto, al presuntuoso Pipino, ho avuto una corrispondenza con il vostro cancelliere, il sindaco Eudes, e la sua è stata una prestazione diplomatica deplorevole. Non siete chi credevo che foste. Il principe vescovo Francon di Liegi. Sinceramente mi dispiace, vescovo Francon. Ma allo stesso tempo, ce ne faremo una ragione, insomma. Il nemico scappa verso Valois, cerchiamo di prenderlo. Molto probabilmente il primissimo scontro sarà fra le sue truppe e le nostre, però, ragazzi, questa è una tattica veramente ben riuscita per una volta da parte dell'IA. Qui abbiamo i nostri tre alleati convergere come un triangolo, come il triangolo delle Bermuda, e boom, all'attacco. La battaglia di Crepy vede il nostro comandante Humbert di Saint-Jean contro il loro, proprio contro il conte Berengario II di Amiens, che è sicuramente un uomo di battaglia, di guerra, un bel 19. Il nostro ha un bel 17, però abbiamo organizzatore, nonché difensore irriducibile, e mentre il nostro nemico al momento ha comandante flessibile. Questo è tanta roba, vantaggio difensivo del nemico meno 50%, quindi sicuramente prepariamoci a ricevere tante tante perdite. C'è da dire però che, nonostante le sue tattiche difensive, contro un numero così elevato, non hanno potuto niente. La battaglia di Crepy, dove perdiamo 65 uomini, loro 258, dei loro cavalieri siamo riusciti a prendere Berenguer, che sinceramente fa alquanto schifo, e quindi opterei per rimandarlo a casa, ma prima vorrei giocare un po' con lui, come con il gatto e il topo. Intanto andiamo ad assediare Clermont. Noi ci prenderemo cura di Clermont e spero, mi auguro, i nostri alleati si prenderanno cura dell'esercito nemico e magari un altro esercito potrebbe prendersi cura della provincia di Amiens. Intanto sblocchiamo un altro punto sullo stile di vita amministrativo, e avevamo detto taglio delle pietre angolari oppure esattore, ok. Io andrei di esattore, sblocca. E poi vorrei andare focus sull'intimidazione. Per un intrigo più 2 e paura naturale più 30. Voglio che la gente mi tema. Il conte Pipino è un uomo sadico. E quindi sappiamo benissimo quanto gli piaccia, ecco, vedere le persone soffrire e allo stesso tempo spaventarle. Nel frattempo, dato che Pipino al momento non ha niente da fare nel suo castello, a parte guardare dalla torre più alta come procede l'assedio di Clermont, io andrei a fare una bella visita a Berengario per una bella e sana tortura. Il problema è che andrei a perdere 10 di opinione con il vescovo Barthélemy di Vermandois, quindi il nostro vescovo. Certo è che perderei 39 di stress e anche 100 punti di pietà. Ah, ok. Torturato di recente. Pipino è certo un uomo sadico, però allo stesso tempo non è neanche uno stolto. E smettere di sostenerti, quindi i possibilmente della Chiesa smetteranno di sostenerci. Sinceramente, non è che mi sconfiffera l'idea. Una cosa è certa, però potremmo magari liberarlo per un gancio debole, questo è poco ma sicuro. Sì, un gancio debole sarebbe sicuramente utile da avere nella corte di Berengario, quindi. Perché potremmo, chi lo sa, magari in futuro utilizzarlo proprio contro di lui. Un informatore anonimo. Geoffrey si precipita nella stanza e mi consegna una lettera anonima che lui ha appena ricevuto. Sembra che abbiamo un'opportunità unica di acquisire informazioni sulle strategie difensive di Berengario. La lettera recita: se desideri informazioni sulle difese di Berenguer, il tuo capo delle spie Geoffrey dovrà incontrarmi in Laon entro 2 settimane. Porta un sacco d'oro.
Questa non è altro che una mera estorsione, sarà la nostra risposta, però allo stesso tempo, oltre a un'estorsione, potrebbe anche rivelarsi magari una possibile trappola e io sinceramente di perdere Geoffrey e i soldi non ci penso neanche minimamente. No, rifiuteremo questa offerta. Il vento si fa sempre più freddo e i giorni più bui, più corti e più calmi. Il trono sembra sempre lo stesso ogni giorno che passa che mi ci si siedo. Il trono rimarrà sempre lo stesso, ma io no. È inevitabile che il tempo passi e mi devo preparare proprio per l'inevitabile. E dovrei commissionare un epitato prima della mia dipartita. Così potrei andarmene in pace. Utilizzeremo la lingua latina per un guadagno di 50 di pietà e 50 di prestigio, assolutamente. Tanto il conte Berengario è riuscito a formare un'alleanza con il barone Garde Chateau e i suoi incredibili 116 soldati, quindi non un grande problema. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Non un grande problema. Anche se Vermandois è sotto assedio, io penso che non faranno in tempo. Esatto. Clermont cade, andrei immediatamente a salvare No, ma siete degli idioti. Hanno bloccato l'assedio di Amiens. Era quasi caduto. Hanno bloccato l'assedio di Amiens perché noi siamo andati ad attaccare l'esercito nemico a Vermandois. Fortunatamente però siamo riusciti a catturare un importante ostaggio, ovvero Sigismondo di Amiens. È incredibile. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Se rivuoi tuo figlio, vorrei un pagamento di 50 danari. Chiediamo riscatto. E lo so, con questo potrebbe anche calare il buro score, però non è questo stato il caso. Imponiamo le richieste. Possano i tuoi umori marcirti in corpo, sei un nemico molto più grande di quanto immaginassi. Per porre fine a questo spargimento di sangue, asseconderò le tue richieste. Firmato. Il conte Berenguer II di Amiens. Così sia. Sciogliamo gli eserciti. Questo è un grande giorno. È un grande giorno per il... Non voglio dire vecchio, però con l'avanti di età, insomma, con il principe Pipino II d'Italia, avanti con l'età 57 anni, nonostante la salute sia ancora buona e si senta bene, comunque mette finalmente le mani sulla provincia, sulla contea di Clermont. Io immediatamente metterei ad migliorare il controllo di Clermont, dato che al momento ci sono un po' di... così... di pseudo ribellioni tra il popolo, più che altro è il fatto che non sanno ancora bene cosa stia succedendo e quindi sono, diciamo, un attimino abbaiano, ecco, mettiamola così, stanno abbaiando un po' troppo forte. Questo è un grande giorno, dicevo. Con questa vittoria aumentiamo il nostro potere, la nostra visibilità, nonché le nostre ricchezze. Tutto, ovviamente, a favore del casato di Pipino II d'Italia, dinastia Carolingi. Alla prossima.